Cari amici di FS News, io sono Luca Mattei e oggi vi parlo di basket perché il 28 e 29 settembre torna a Brescia lo spettacolo della Frecciarossa Supercoppa 2022. A sfidarsi in campo ci saranno le squadre di Bologna, Tortona, Sassari e Milano. FS News ha intervistato quattro giocatori che saranno tra i protagonisti della competizione: Luigi D'Atome, Ariel Figlioi, Stefano Gentile e Alessandro Paiola. Non si capisce mai se viene considerato un trofeo dell'ultima stagione o di quella che stiamo iniziando adesso. È sempre un trofeo, è sempre bello partecipare. Magari le squadre non sono al meglio perché è inizio stagione per tutti, però quando c'è un trofeo che si vuole vincere, c'è grande agonismo, grande voglia di vincere, quindi saranno sfide molto interessanti. Innanzitutto siamo molto contenti di partecipare, no? Di essere riusciti, dopo la grande stagione che abbiamo fatto l'anno scorso, a esserci qualificati. Quindi è un po' un premio per quello che abbiamo fatto l'anno scorso. Le aspettative sono di continuare a migliorare, a fare meglio, a provare a giocare bene a basket e cercare di vincere la prima partita contro Sassari. Per me la Supercoppa è un trofeo importante, nel senso che comunque, nonostante magari non abbia il prestigio di quello che può essere lo scudetto, anche la Coppa Italia, è sicuramente uno dei 3-4 trofei a seconda se una squadra compete a livello internazionale oppure no, che si possono alzare. Quindi sicuramente è una bella opportunità. A differenza degli altri anni, si è tornata un po' alla vecchia formula del dirette Final Four, delle quattro squadre che hanno ottenuto, tra virgolette, i migliori risultati nella scorsa stagione. Quindi vuol dire affrontare subito delle squadre molto importanti, affrontare delle squadre competitive e subito misurarsi con le migliori. Quindi è sicuramente un modo ottimo per iniziare la stagione. Aspettative poche, zero direi, anzi, a parte che sono che aspettative non se ne fa quasi mai, però in generale penso che sia un appuntamento ancora di neanche di inizio, ancora di pre-inizio, perché comunque noi reduci da nazionale ci siamo aggregati ieri alla squadra, oggi abbiamo fatto il primo allenamento. Penso a noi, ma penso anche a Milano, che comunque aveva fior fior di giocatori fuori con la nazionale, quindi c'è poco tempo per prepararsi al meglio. Sarà comunque un appuntamento importante perché ci si gioca un trofeo sicuramente importante, però dobbiamo essere consapevoli, insomma, che siamo ancora all'inizio del percorso. Ho conosciuto praticamente ieri i ragazzi nuovi, quindi insomma, giocare per un trofeo dopo 10 giorni è comunque difficile, ci vuole tempo per conoscersi, per trovare la chimica giusta, però ecco, sarà già sicuramente un appuntamento bello e importante per alzare già un trofeo. Sicuramente ai treni, alta velocità, anche io penso sia un bel connubio con la pallacanestro perché è uno sport veramente che non si ferma mai. Non è uno sport che va in linea retta, sempre dritto come un treno, va su e giù per il campo, però ci sono grandi emozioni, c'è grande ritmo e anche i giocatori è raro che siano fermi, quindi penso che sia un connubio che si sposa bene. Alta velocità al wifi, no, scherzo. Al treno, sì. Io lo facevo quando ero io abito in Toscana, no? Lo prendevo spesso da Firenze per andare a Milano. Ho qualche compagno, Semage, Cristone, va veloce. Io un po' più, sono un regionale, diciamo. Allora, devo essere sincero, ho sempre ammirato, comunque sono sempre stato un grande fan e utilizzatore del treno dell'alta velocità. Secondo me è una comodità unica. Sicuramente alta velocità, se la collego al mio sport, penso un po' a alta velocità la circolazione della palla, perché sicuramente siamo atleti e ci sono atleti sicuramente anche migliori di me che sono molto rapidi, che sono molto rapidi con la palla, però come diceva un vecchio allenatore, sicuramente la palla va più veloce dell'essere umano, quindi la prima cosa che mi viene in mente è quella. Penso non so, al treno che prendo per fare da Bologna a casa, per andare da Bologna a casa, a Bolt.
è una squadra che corre tanto in contropiede, una squadra che va a ritmi alti e quindi ha lo stile di gioco appunto veloce, quindi ad alta velocità. Una cosa molto bella la pallacanestro perché appunto è il riconoscere ad un compagno non il fatto che abbia fatto canestro, ma il fatto che ha dato una palla utile e comoda per fare un canestro. E, di solito sono più i playmaker che li fanno, ma adesso anche tanti lunghi, ne abbiamo Melli per esempio che è un ottimo passatore, fa tanti assist, ed è una cosa bella che si riconosca, forse anche più del calcio, che va alla propria statistica. È una cosa bella perché appunto ed essere felici non solo perché tu fai canestro ma anche perché fa un canestro compagno grazie al tuo passaggio smarcante, quindi è una cosa bella. Una cosa che fa bene alla squadra l'assist, penso, no? Perché non è solo un canestro che è molto più individuale, l'assist, no? È creare l'opportunità per un compagno, no? È dare fiducia a un compagno, e aiuta tanto, diciamo, il creare il gruppo e la squadra, no? Ma anche qui ritorno su qualche discorso dei vecchi allenatori che dicevano, sai, quando fai un canestro sei contento tu, sicuramente è contenta la squadra, ma quando fai un assist diciamo che siamo contenti in due, nel senso che comunque chi fa l'assist e chi poi dopo fa il canestro. E tornando un po' al concetto di prima, anche circolazione della palla, sicuramente è una cosa che nel nostro sport il gioco di squadra sta un po', è un po', diciamo, condizionato dalle grandi qualità fisiche, dalle grandi qualità atletiche e individuali dei giocatori, quindi si sta perdendo un po' il concetto di gioco corale. Secondo me però negli ultimi anni è stato così, e adesso siccome il livello fisico, atletico e anche individuale dei giocatori si sta un po' livellando, credo che l'aspetto che farà un po' la differenza sia proprio questa capacità delle squadre di giocare in maniera corale, quindi creare più gioco di squadra, sinonimo anche di più assist. Anche per quanto riguarda il mio ruolo, un po' playmaker, un po' guardia, sicuramente sono chiamato a creare gioco e faccio di tutto per allenarmi e fare in modo di essere sempre un giocatore da marcare, un giocatore pericoloso, e in modo tale che le difese si debbano chiudere su di me in determinate situazioni. Mi viene in mente il semplice pick and roll. E in queste situazioni qua, quando hai davanti due giocatori o comunque riesci a coinvolgere più di un giocatore della difesa, sicuramente si apre qualche spiraglio per i tuoi compagni, e lì devi essere bravo, ci vuole un po' di esperienza, un po' di occhio, un po' di qualità per poi dopo fare il passaggio, fare la lettura giusta. E credo che comunque sia una cosa che ho visto fare a mio papà crescendo, è una cosa che ho voluto incorporare nel mio gioco. Una cosa bellissima, a me piace più fare un assist che segnare un canestro, come si dice, no? L'assist fa felice due persone, il canestro una sola. Sono un po' di questa filosofia qua e rimango molto più impressionato quando vedo un giocatore fare un assist bellissimo piuttosto che un canestro bellissimo, quindi per me è una parte del gioco che definirei arte. Io ho la fortuna di avere il maestro è il più bravo, penso, della storia in quest'arte, insomma, nella mia squadra, quindi ne godo ogni giorno, diciamo.